questa falsa dicotomia sicurezza-privacy. Fino a quanto queste misure dureranno? Abbiamo accettato anche delle misure che invece con la salute pubblica non c'entrano niente. Quanto appunto sono legate all'emergenza? Tanto non abbiamo alcuna certezza che i dati effettivamente vengano cancellati per il semplice fatto che si può rinnovare lo stato di emergenza. Il precedente che depone male è quello della retention dei dati di traffico telefonico per finalità di repressione di crimini gravi e del terrorismo. Esattamente che cosa si intende fare di questi dati? E io lo voglio sapere prima di dare il mio consenso. L'algoritmo di analisi dei dati quanto incide sulla vita e le scelte poi della società? Sapere dove è stata una persona negli ultimi 2 settimane è ovviamente, se necessario si può fare, ma se si può evitare è meglio. All'atto pratico decide il medico se un contatto è un contatto ad alto rischio o decide l'algoritmo? Una volta che so quali sono le regole, le procedure per la trattazione dei dati, posso fare l'app. Mentre c'è stata una carente enfasi su come li rendiamo utili. Non abbiamo necessariamente la consapevolezza che quei dati verranno condivisi con terze parti. Non è vero che sono anonimi. Io discuto e pongo un grosso interrogativo sull'anonimizzazione. Quindi qui il problema non è violiamo le regole. Le regole consentono delle eccezioni. Le eccezioni devono essere giustificate, proporzionate. Una volta che noi apriamo determinate porte, poi chiuderle diventa molto molto difficile e questo mi preoccupa.